problema principale che noi abbiamo trovato e per cui abbiamo un po' è stato il primo cavallo di battaglia nostro è quello che noi chiamiamo la cultura degli alibi, che è molto molto diffusa in Argentina, quindi io già lo portavo questa lotta dall'Argentina, e in Italia identica, con altre caratteristiche, ma uguale. Questa idea, molti mi hanno chiesto, ma da dove io l'ho presa, eccetera, ma io l'ho preso, mi ricordo due cose fondamentali. Una, quando io andavo a giocare pallavolo sulle spiagge, d'estate, noi giocavamo indoor, nel parquet, allora, lì si gioca, chi perde va via, e chi vince rimane in campo. Quindi vincere ha un'importanza enorme, perché se no non gioca una partita, poi non gioca più, poi ci sono 40 squadre che aspettano il turno, eccetera, no? Quindi bisogna vincere per poter giocare di più. Allora, facevamo le squadre dove sempre c'erano 3-4 giocatori di pallavolo in palestra, insomma, tesserati. Si giocava calciatori, giocatori di basket, del Raio, che lì vanno tutti, no? E come Rimini, diciamo, Mar del Plata, vanno tutti lì. Tutti gli sportivi giocavano a pallavolo, che un'altra cosa non si può fare. E spesso perdevamo le squadre con molti giocatori di pallavolo. E io mi arrabbiavo come una bestia, perché volevo giocare, avevo 18 anni, 17 anni. Allora dico, ma scusa, sai, la sabbia, io non sono abituato alla sabbia, io faccio la rincorsa e non salto bene. Allora già lì, che avevo 17 anni, dico, ma allora io me lo devo prendere con la sabbia, lui no, devo parlare alla sabbia e dire, ma com'è che fai? Fai la sabbia, te che sei la sabbia, fai la sabbia, dovresti fare da parquet, perché sennò lui non può saltare, poverino, cioè, come mai la sabbia è come... non esiste, no? Allora io le dicevo, scusa, se tu vieni a giocare nella sabbia, hai due possibilità, o non giochi nella sabbia perché non sei capace, cioè non ti adatti, o impari a saltare come si salta nella sabbia, che ovviamente non è come nel parquet. Quindi arrivi alla sabbia e com'è la sabbia? È come il parquet? No, non è come il parquet, allora salto diverso. È così semplice, se no non ci siamo mica. Il secondo esempio l'ho avuto dell'istoria calcistica. L'Argentina fino al 58, siccome è stata la guerra, non ha partecipato ai mondiali, eccetera, è arrivata al mondiale di Svezia nel 58 dicendo qua noi, gli uruguayani, i brasiliani, siamo gli unici che sappiamo colpire un pallone. L'abilità, rio platense, sudamericana, siamo dei fenomeni. Qua, siamo andati in Svezia, abbiamo perso con la Cecoslovacchia, che per quel momento era come dire i carabinieri che giocano calcio, perché cioè, voglio dire, Cecoslovacchi, calcio. Nessuna tradizione, 4-1 per la Cecoslovacchia. Allora, di essere i fenomeni, siamo passati a essere i disastri, cioè spesso in Italia anche questo, no? O siamo i migliori o siamo i peggiori, no? Al punto tale che il River Plate, che è come dire la Juventus, ha avuto tutto un gioco d'attacco, 5 giocatori, tutti 5 stranieri in Argentina, pensate voi. Tutti 5 stranieri, brasiliani, peruviani, perché il giocatore argentino non serviva più. Ed è durato fino al 78, questo. Si diceva, il giocatore argentino non può correre come l'europeo, no? Bistecche così si mangiano gli argentini. Però non poteva correre come l'europeo. Non si sapeva perché, la fame, cromosomi, non poteva correre come l'europeo. Siccome avevamo perso con la Cecoslovacchia, non si poteva. Si è tirato fuori la cultura, si è tirato fuori tutto, no? Finché poi hanno fatto un programma, si è vinto il Mondiale 78, allora eravamo un'altra volta i migliori del mondo, come noi non c'è, siamo andati in 82, abbiamo perso regolarmente, perché è sempre così, no? O Argentina potenza, o Argentina una porcheria totale. Beh, questa, io venivo già da questa situazione, il che venivo già con l'urticaria addosso per queste cose qua. Arrivo in Italia e trovo cose simili. Perché non si poteva avere una nazionale forte? Perché il campionato era troppo lungo. Quindi che possiamo fare? Bisogna modificare il campionato, mica allenare bene la nazionale, bisogna modificare il campionato. Perché non si può avere, perché non c'è educazione fisica nelle scuole elementari? Quindi invece la base motoria del nostro popolo è fondamentale, quindi dobbiamo presentare una legge in Parlamento, mica allenare bene la nazionale, legge in Parlamento sull'educazione fisica delle scuole elementari. Perché i latini non sono atti per i giochi di concentrazione mentale? Perché noi siamo creativi ma non abbiamo capacità di concentrazione. Vedete i russi che sono grandi giocatori di scacchi, si diceva allora. Erano campioni del mondo, olimpici, e giocavano a scacchi, adesso non so cosa diranno, non si gioca più scacchi in Russia, poi non li battiamo. Cioè, tutto così, no? Anche nella storia della pallavolo, quando i giapponesi hanno inventato la veloce è un giocatore che salta in mezzo alla rete, prima che il palleggiatore giochi la palla,
il palliatore sceglie, glieli darà o non glieli darà. Se non gli darà, questo fa che il muro dell'altra parte rimanga con lui e non vada a murare dell'altra parte, no? Quando i giapponesi l'hanno fatto per prima volta, che cosa si è detto in Occidente, soprattutto in Italia, in Argentina, in Brasile? Cosa si è detto? Si è detto, prova da giapponesi. Se a un giocatore nostro, latino, lo facciamo saltare e non le diamo la palla, ci manda quel paese alla seconda palla. Quello lo possono fare solo i giapponesi, con la loro mentalità. Oggi lo fanno anche le squadre d'Under 14, la veloce. Saltano senza schiacciare come la cosa più normale del mondo. Però allora era roba da giapponesi. Come succede adesso in tante cose. Questo è già solo i giapponesi lo possono fare. Forse tra 20 anni si farà come la cosa più normale del mondo e nessuno dirà più niente, no? Ecco, su questi esempi noi abbiamo cominciato a stabilire, senza per questo fare volontarismo, di dire che tutto si può fare, che con la volontà, no, perché se no arriviamo al film Gli Americani con John Lemmon, non so se l'avete visto, no? Dove si arriva l'esagerazione che, no, con la buona volontà, lo sforzo, si fa qualunque cosa. No, non è neanche così. Però sulla base di fare una diagnosi corretta della situazione, non accettare alibi, nel senso di non accettare il perché una cosa non si può fare che non sia per la propria responsabilità. Ossia, io non accetto da parte di giocatori che mi vengono a dire questo non posso perché, e il perché non c'entra con loro. Dal gioco a il resto. Do un esempio. Per molti anni i palleggiatori erano gli esperti della ricezione. Ossia, loro parlavano della ricezione. Chiaro che con buona ricezione il palleggiatore gioca meglio, si capisce, però non è un problema loro. Invece loro continuamente, la ricezione arriva, la ricezione non arriva. Se girava, ragazzi, la ricezione, prego, che non sta andando bene. Cioè, loro erano esperti in ricezione. Poi loro alzavano, a volte bene, a volte non bene. A volte la palla era staccata, che è più difficile metterla giù, si è staccata, si è perfetta, è molto più facile. Gli schiacciatori dicevano, no, la palla più qua, no, la palla più qua. La tiravano fuori intanto, però non la tiravano fuori la tiravano fuori perché la palla non era buona. Allora il meccanismo è, schiacciatore che tirava fuori, che le diceva al palleggiatore, la voglio più qua. Il palleggiatore che si girava al ricevitore le diceva, ragazzi, la ricezione. Il ricevitore, che non si poteva girare di nessuno, perché era l'avversario che batteva, magari diceva, c'è quella luce che mi dà nell'occhio che non mi lascia vedere. Conclusione, dovevamo chiamare l'elettricista per risolvere il problema, chiamiamo l'elettricista, che è il vero responsabile che la squadra gioca male, perde, le mettiamo a posto la luce, allora va tutto bene. Allora noi abbiamo detto, dunque, io ho detto così ai palleggiatori che alzano con la palla perfetta, ne trovo 20.000, voglio vedere se trovo uno che alza anche con le palle brutte. Quindi tu sei bravo se correggi l'errore della ricezione, se no non sei bravo.